in presenza, ragazzi. Sono Tommaso Di Mauro, 45 anni, e io 13 anni fa ho fatto un incidente in fare di sorpasso con una moto sul lago di Garda. Prima ho battuto qua con la spalla su una macchina e ho strappato qua i nervi di questo braccio, il plesso branchiale. Questo braccio qua non lo muovo, poi mi sono catapultato su un'altra macchina e ho rotto la schiena, da qua. Ho vissuto 10 anni a casa con i miei genitori, sono nativo di Ala, e adesso sono 3 anni che vivo a Riva di Garda. Anche nella mia disabilità ho fatto delle cose che per tanti sono quasi incredibili, impossibili. Ho fatto diverse maratone. Le due maratone più famose che ho fatto è la prima, questa qua della Riva di Garda. Ho partecipato anche alla maratona di Roma. Che non l'ho fatto per gareggiare, per una classifica, l'ho fatto anche lì per una partecipazione, sempre per dare un messaggio agli altri. Volendo, chiunque, anche se ha problemi di disabilità o arresto, può arrivare a fare delle grandi cose. Mauro, tu eri l'unico partecipante? Sì, ero l'unico partecipante, perché, come ripeto, mi era per dare proprio questo messaggio. Anche perché facendo delle cose con lei in carrozzina, capite anche voi che è molto più faticoso. E arrivare a fare certe cose in carrozzina, la prima cosa ci voleva un po' di operazione, ma non è che volevo farla per dimostrare questo discorso, anche perché io faccio 20-30 km ogni giorno, le maratone quasi ne faccio una al giorno, poi dalla mezza maratona di 20 km. Però era quello che volevo proprio far capire il mio messaggio. Mi sono trovato anch'io dall'altra parte. Che può succedere a tutti di avere una caduta, diciamo che ti cambia la vita, io dico una caduta, una realtà di vita totalmente diversa, per un incidente o per una malattia o qualcosa, tante volte si trova a vivere la vita in un'altra maniera, perché il discorso è uno che nasce disabile, voglio dire, con problemi, ma arrivare dopo ti cambia la vita. Avevo 32 anni, quindi 13 anni fa è una realtà che un bel po' che ce l'ho. Però diciamo che voglio proprio far vedere che sono felice ugualmente, anche nella disabilità, i problemi che ho avuto, voglio far capire che vale sempre il motivo di vivere. E le motivazioni si trovano. E se è un po' dura a risalire i primi tempi, perché è normale, capite anche voi che trovarsi da una parte e poi trovarsi magari il giorno dopo dall'altra, ma è stata dura, ma posso dire che adesso vivo serenamente e sono qua per dimostrare anche quello. Penso che è un messaggio molto forte, di grande coraggio e di... come dire, è un pensiero molto positivo, nel senso che ragazzi, capite da voi che spesso ci lamentiamo tra l'altro, no? Per cose anche di piccola entità, ecco, per cui quando ci si presentano nella vita delle prove, chiamiamole delle prove, che qualcuno ci manda, vero? Lì sta, come dire, ma sta a noi trovare proprio il coraggio, la motivazione, il coraggio per reagire e superare e per cambiare punto di vista qualche volta, perché spesso siamo fissati e vediamo le cose in una certa direzione, no? Questo è un'imposizione, quasi qualcuno da fuori ti impone di guardare la vita, gli eventi da un punto di vista completamente diverso. Ma io difatti, come ripeto, l'ho fatto sia per chi ha problemi e non, ma un po' in generale, un po' per tutti. Ma credetemi che ho avuto più risposte dal mondo, tra virgolette, normale, che da gente in carrozzina, voglio dire, che ha problemi. Perché ci vuole tempo e è ancora più dura rialzarsi quando ci succedono certe cose. E c'è tanti, la sua disabilità non è solamente fisica. È ancora mentale, esatto. E non vogliono neanche risalire, perché guarda che non è facile risalire certe cose, non siete abituati in un certo modo di vita. Pensate di mettere anche voi nel discorso, domani siete un'altra persona,
magari vorresti fare le cose ma non riesci più, allora bisogna trovare delle altre cose che magari sono ancora migliori di quelle che facevi prima, magari avete dei pregi che non sapevate neanche di averle, e nel momento del bisogno, se uno vuole, li trova questi pregi, basta saperli cercare, ma sono già dentro di noi, basta saperli farli riemergere da noi, è quello che volevo dire. E una cosa positiva è che proprio io, tante volte che vado in giro su internet, mi scrivono, mi parlano per strada, mi dicono grazie, tante persone. Grazie perché mi ha aiutato in momenti di sconforto. Ma questo mi succede più con le persone, voglio dire, normali. E per me questo mi gratifica ancora di più una medaglia. Mi gratifica di più di fare una maratona. Il maratone l'ho fatto come esempio. E ho visto che l'esempio, il messaggio l'hanno ricevuto. Ma non pensavo veramente che fossero più le persone normali a capire questo, di tanti miei amici in carrozzina. Io chiamo tutti amici, come voglio dire, non è che voglio generalizzare nessuno, perché io capisco tanti con problemi, capisco benissimo, però tanti non vogliono trovare la soluzione, non vogliono trovare la motivazione. Una reazione ad adattarsi alla situazione di diversità. È dura anche per me, perché come ripeto, io ormai sono 13 anni, dopo ho trovato le motivazioni perché ho voluto trovare la motivazione. Ma forse Mauro dipende anche un po' dal carattere, dalla propria personalità. Sì. Se si è una persona più forte e combattiva, si riesce più facilmente ad affrontare la difficoltà e il cambiamento, esatto, che ci è imposto, no? Il cambiamento sì, ma non pensavo proprio che ci fossero anche veramente tanti che tu sembra che siano normali, tutto quanto, invece hanno più problemi degli altri. E tante volte quando ti giro che arriva dai guardo così, tante persone si fermano pur di parlare con me di quattro parole. E questo per me mi gratifica molto, mi dà forza anche a me. Perché se uno mi dà, c'è gente che trovo che mi dice ti vedo per strada, io faccio sempre Torbole, Arco, Riva e dopo ritorno, sono 15, 18, anche 20 km su queste stradine secondarie. Quindi gente ne vedo tanti, e magari l'avrete visto anche voi con la carrozzina in giro, non è che sono tanti con una carrozzina che gira con un braccio. Chi lo conosceva già Mauro? Io l'ho visto in giro. Anch'io. Beh, che lavorare. Facile che sia in giro, perché a volte parto l'8 la mattina e arrivo l'8 la sera, è abbastanza facile che sia. Però era proprio questo che voglio farvi di la mia esperienza di vita su questo discorso, perché sono qua serenamente che voglio parlare con voi e voglio farlo per aiutare tutti, perché c'è tante persone che veramente hanno bisogno di questo. In momenti di sconforto, momenti negativi ce l'ho anch'io, però ricordatevi che tante volte dalle esperienze negative è dove che si impara di più. Perché quando le cose vanno bene sono tutti bravi, ma al momento veramente che vedi una persona o quanto valete, al momento capito che al momento che c'è difficoltà, e più la difficoltà sarà enorme da superare, e più voi dopo avrete gratitudine e tutto quanto, sareste più contenti di arrivare. Penso che stiamo preso bene male per tutti, no? Mai dire mai che non si può arrivare, no? Se uno ci crede in certe cose, anzi dobbiamo crederci, tante volte bastano che due parole, io sono, io credo, io voglio essere, no, io vorrei, no, io vorrei essere, è diverso, sono due risultati completamente diversi. Invece che siete già dentro la cosa, che ci state lavorando, che ci state provando, cioè penso che questa sia una lezione, un'iniezione di coraggio e di stimolo della vostra autostima enorme. Nel senso che bisogna provare, bisogna provare e credere proprio in se stessi, io sono. Guardate che tante volte io sono. Io sono ha un significato, io vorrei essere totalmente diverso. Io sono una certezza, uno ci crede in quello che fa. Io mi misuro con le mie risorse, ci credo, proviamo. Ci credere, credere proprio in se stesso. Proprio sbagli, possono capitare, ma come ripeto ancora da prima, sapete dopo
ma aver sbagliato anche 20 volte, arrivare a riuscire a fare una cosa, cosa vuol dire? Io tante volte, anche così, la mia disabilità può confermare che l'Anna, io vado a letto da solo, ci impiego anche un'ora, io sulla gamba, l'altra, ma voglio farlo da solo. E quando che sono, le prime volte che sono riuscito a fare una cosa del genere, sapete che sono distratto. Come ti sei sentito? Mi sono sentito veramente bene perché ho detto ce l'ho fatta da sola, senza avere l'aiuto degli altri, magari tanti si l'attitudine, non so, siamo abituati così nella nostra società ormai, di chiedere l'aiuto agli altri, anche se realmente ce la facciamo, fa tante cose. È quello che voglio dimostrare, voglio arrangiarmi, quello lì. Io sono l'essere non c'è essere, la volontà. Sempre quasi una, ma l'essere non essere non è un problema, se uno è. Automaticamente una cosa esclude l'altra, il non essere non esiste, perché se io sono, quindi l'essere, io sono capace di fare, io sono in grado di provare a fare certe cose, ho detto che provare, scusa la domanda? Volevo chiedermi se l'ha aiutato la tecnologia. La tecnologia sicuramente mi ha aiutato, perché io di computer me ne intendo abbastanza, ma la tecnologia è perché ho voluto anch'io stesso discorso. Io fino al 2000 non sapevo neanche cos'era un computer, dopo l'incidente. Dopo l'incidente nel 2001 ho cominciato a studiare le cose da solo. E realmente vedi che mi servono i filmati, tutte le cose che faccio, i miei montaggi mi arrangio tutto io. Io lo smonto anche un portatile, anche gli altri computer, pezzo per pezzo lo rimonto, ma perché ho voluto imparare io. La soluzione volendo ci sono, basta trovarle, prego. Ma per i dossi magari, come ne fai? I dossi quelli in mezzo alla strada o i dossi? Quelli in mezzo alla strada. No, quelli di su, però non ci sono problemi, no, quelli alzo che la carrozzina così, io vado avanti. Figurati, c'è anche scalini da 5 a 7 cm, io faccio così con la carrozzina, resto su, vado avanti così, vedi. Diciamo che le viene ribaltate. Però posso fidarmi perché ho anche un ribaltamento dietro la rotellina che mi ferma. Per quello che alzo la carrozzina così. Però se lo scalino più alto di se però la rotellina di parte dietro, io qua lo faccio perché sono sicuro, ma se ci fosse una buca per terra quando faccio così, mi sono ribaltato ancora. Io con la carrozzina non è che voglio dire. È quel momento lì per forza che ho dovuto chiamare aiuto, perché io da solo non mi serve un aiuto per andare in carrozzina, per posizionarmi sulla carrozzina. Prego. Ma perché ha voluto venire qui a Riva? Ho voluto venire a Riva, guarda, mi piace come posto, anche perché voi siete di qua, quindi non potete dirmi che Riva non è dal posto da girare anche. E posso muovermi, infatti io ho cominciato a fare le maratone, a fare cose così, le mie imprese diciamo, perché ho potuto allenarmi per Riva del Garda. Le maratone sono venute dopo, quando che ho visto che girando per Riva del Garda cominciavo a fare eventi, ho cominciato poco anch'io un po' la volta, dopo vedendo, aumentando sempre di più progressivamente, ho cominciato a dare un chilometro, 5, 10, 20, sono arrivato a fare anche 60 km, e ora ho detto a questo punto qua voglio fare queste maratone, queste partecipazioni, queste gare, per dare un esempio anche agli altri. Che volendo si può arrivare. Io non avrei mai pensato un tempo di fare certe cose, vi dico la verità. Io sono sempre stato sportivo, ho sempre fatto un po' di tutto, un po' di build in corsa, ma non ho mai pensato di fare una maratona, non l'ho mai fatta. Non ho mai pensato di andare a Roma a fare una maratona di Roma. E come ripeto prima, la maratona di Roma sono andato che non conosco niente, è ancora più difficile. Parlavamo di barriere architettoniche, ma quella è ancora peggio, perché sono fatto delle strade che. Se uno mi chiedesse cosa hai visto, è stato bello a Roma, hai visto qualcosa? No, non ho visto niente, perché dovevo spingere la carrozzina, anche perché tenere una media di 6-7 all'ora è già più difficile, e più dovevo guardare dove andavo. Perché io, a differenza di voi, prima devo pensare, e dopo posso fare. Non è che posso fare, perché se a fare delle cose, se sbagli, sei per terra. Prima devo vederle le cose. Per quello che dicevo prima, che degli scalini, barriere architettoniche, certi punti non mi metto neanche a farle, non posso rischiare, no. Un sbaglio mio, resti fermo. Quindi tu hai dovuto riprogrammare il tuo cervello. Per forza, è totalmente la mia visione della vita è totalmente diversa, ma non per questo sono qua per lamentarmi, sono qua per dirvi che la vita va vissuta
e sono contento di vivere anche così. E adesso vedo cose che prima non le vedevo. È logico che il cambiamento c'è. Le cose di prima, vediamo quelle facendo, prendiamo quelle di adesso, vediamo di trovare altre cose positive che ci sono tante cose. C'è sempre il motivo per andare avanti. Adesso faccio cose diverse da prima, ma era impensabile sia prima che adesso le cose che faccio. Non avevo mai pensato di andare a fare del maratone. Non è che io faccio meno fatica degli altri, faccio molto più fatica io da un podista, oppure con gli abbaitri, che loro gli abbaitri nella maratona la fanno in un'ora e dieci, un'ora e mezza, ma non cambio come la bicicletta, vado via 40, 50, in discesa anche 70 all'ora, vado via anche 30, però devo arpionarmi, ma il discorso è andare con la carrozzina, ragazzi, non ha freni, non ha niente, questa è la spinta, questo è lo sterzo, questo è tutto qua, è tutto qua, quindi capite che è ancora più difficile. È ancora più difficile sia delle altre carrozzine che hanno del manubrio, perché io faccio tutto con una mano, tutto con un braccio, ma non si muove. Anche questa è tecnologia comunque, perché per mettere insieme una macchina. Sì, non è che la deve avere, però io diciamo. Però penso fatta un po' sì, su misura, no? L'ho personalizzata a me. Personalizzata, certo. Però non è come l'hanno insegnata gli altri, no? L'ho imparata io a spese mie. E la soddisfazione ancora più grande, come dicevo prima, di riuscire a certe cose, perché è impensabile quello che ho fatto io lì. Se avete tempo guardate anche i video, vedrete anche voi. Prego. Ma in discesa, magari una discesa ripida, come fai a rallentare? Come ti dico, ho anche i guanti, metto un guanto, mi arpiono così e diciamo che la carrozzina, io divento parte della carrozzina. Così se mi arpiono così, vedi, non casco né avanti, non casco indietro, perché mi spingo sia se c'è la pendenza a sinistra sto più a destra, al contrario. Però non ci vuole allenamento, per me è normalità questo, ragazzi, non è che lo faccio per vanto, no? Perché io col movimento sto bene, io col movimento ho tolto completamente gli antidolorifici, perché lo sport aiuta. Su questo, prego. Ma ci sono stati dei momenti all'inizio che era scoraggiato? Sì, senz'altro, li ho avuti anch'io. Come ripeto, a trovarsi da una parte e dopo il giorno dopo, dall'altra, capisci anche te che non è una cosa normale, non è una cosa così data per scontata, perché io non sono nato così. Tu devi avere il tempo per metabolizzare un po' la questione, esatto. Piano piano, esatto. Di accettare. Ma uno deve volerlo però, piano piano, ma uno può arrivare anche prima, uno anche dopo, non è dato per scontato. Ognuno dei propri tempi, ognuno ha dei tempi. Proprio fisiologici, esatto. Perché è importante rispettare quelli, però avere il coraggio e la determinazione. Se io ragazzi sono qua oggi è per dare questo messaggio positivo. Ma lei ha detto che, diciamo, cioè, per un po' di tempo prima di tirarsi su dopo un incidente come il suo, ma lei ha avuto un momento in cui proprio è scattato oppure è stato graduale, diciamo? Ma guarda, i primi momenti cercavo più un perché o per cosa o per come era successo queste cose. E dopo invece ho capito che non è l'atteggiamento giusto. Non trovare un perché o per cosa sono successe le cose, bisogna trovare delle motivazioni per andare avanti. Le motivazioni le ho trovate. Ma non, queste le maratone le ho fatte come esempio per far capire la gente, ma le motivazioni le ho già trovate anche prima, voglio dire. Io le motivazioni le ho trovate dall'interno di me. Ho detto, noi abbiamo già dentro le cose, basta trovare. Perché tante volte le cerchiamo fuori, vogliamo vedere gli altri. Si vede gli altri che magari, capito, non riescono a fare certe cose, lo diamo per scontato, anche noi devo riuscire. Ma io sono, che dicevo prima, diverso. Io voglio farlo. Prego. E ha avuto problemi con iscriversi nelle maratone? Guarda, posso dirti la verità, che le prime due ho avuto problemi perché... Anche perché sia quella del lago e anche un'altra qua del lago, l'Half Marathon, okay. L'ho fatta io solamente, a Roma c'erano altri disabili, invece le altre io l'ho fatta addirittura con i podisti normali. E mi sono battuto perché mi iscrivano, perché io sulla carrozzina così sono classificato un pedone uguale a voi.
quindi ho detto, io ho gli stessi diritti di uno che corre, queste sono le mie gambe. La prima maratona l'hanno capito, questa maratona del lago, ma la seconda l'hanno capito, ma oltre dopo, ho dovuto portare il decreto del Presidente della Repubblica a far capire che io sono, perché sotto il 1,10 m la mia carrozzina qua, come lunghezza, è circa 90 cm. Quindi ci sono delle caratteristiche che mi catalogano come un pedone, mi classificano come un pedone, uguale a voi. E io ho proprio portato queste, diciamo, queste misure, e loro mi hanno accettato, ma ho dovuto combattere anche per questo. Perché dopo io gli ho detto, io non vengo, ma ci impiego quello che ci impiego, lasciate, questo è un problema mio, io voglio farlo. Parto ultimo, ci mettiamo d'accordo per l'organizzazione, quello che è, perché io effettivamente uno che corre minimo va via 12-13 all'ora, ma minimo. C'è gente che va via 20 all'ora, difatti le maratone, gente allenata, professionisti, la fanno in 2:10, 2:15. Io ho impiegato 6 ore, quindi se parto per ultimo, ma come mai non riuscirò mai a prendere gli altri se parto già magari 5-10 minuti dopo, no? Già ma non mi interessa, per me ho detto era un messaggio da dare, volevo darlo, però come ripeto ho dovuto combattere anche per questi, perché gli handbike ad esempio sono veicoli perché sono più lunghi di 1,10 m, perché effettivamente io sono una mosca bianca che fa certe cose che gli altri, questo quesito qua non l'hanno mai posto nessuno, quindi non ci sono neanche delle regole, no? Poi con un braccio solo ancora, io dico con due braccia che non lo fanno gli altri, io l'ho fatta con uno solo. E l'ho voluto documentare anche, le mie imprese ho voluto documentare anche per questo, perché se non documentavo tante persone non ci credevano neanche di riuscire a fare certe cose. Domani magari che ci incontriamo dietro vi farò, se volete provare anche la carrozzina, non è che porta sfiga montare sulla carrozzina come pensano tanti, o scottura, ma solo per farvi capire che differenza c'è, magari una carrozzina normale, questa spingendo questa, la difficoltà è molto enorme. Prima? Quanto tempo ci è impiegato per imparare a usare bene la carrozzina? Io questa diciamo che 13 anni che la uso, però ad ala lo usavo solamente in casa, perché uscivo con la carrozzina elettrica. Negli ultimi 3 anni, è per quello che adesso, negli ultimi tempi, è da un anno, è dall'anno scorso d'ottobre che io ho fatto tutte le mie imprese, le mie maratone, tutte le mie partecipazioni. Tutte le cose che abbiamo visto sono degli ultimi anni. Negli ultimi anni, perché non sapevo neanche io di avere queste potenzialità. Queste qua mi sono uscite che qua. Che gradualità, esatto, c'è, perché nell'adattamento, esatto. Alla sua condizione, alla sua nuova condizione, e poi a proporsi di fare delle cose diverse, no? È sempre più impegnative, perché negli ultimi anni hai fatto veramente cose. Sono cose molto difficili quelle che ho fatto. Però come ripeto, adesso sono cose che ho cominciato a capire quando sono arrivato qua a Riva del Garda, perché prima uscivo con la carrozzina elettrica, c'erano due carrozzine elettriche, ragazzi, non è che io esco con questa perché sto meglio io. Sarebbe più comodo, movimento. È più facile per lui andare in giro con la carrozzina elettrica, schiaccia il pilone. Però come, esatto. Però come ho detto prima, però, c'è il pro e il contro. Io sto meglio così, ho levato tutti gli altri dolorifici, io sto bene sia fisicamente che psicologicamente, sto bene anche su questo. E il discorso è stato progressivo, perché ho iniziato un po' alla volta qua a Riva del Garda, ho iniziato a uscire a 20 mezzo chilometro, ho visto, dopo ho cominciato un po' ad adeguare più sulla sua carrozzina qua, personalizzarmela un po' meglio, ho cominciato un chilometro, due, cinque, come dicevo prima. Quando è per quello che ho cominciato a fare le maratone. Io tutti i giorni, ne ho fatti 35 anche ieri, chilometri, quello di sono andato a drone, sono ritornato. Non c'è pianura neanche andare a drone. Ma. Ci incontriamo sulla pista ciclabile. Vede che anche la professoressa mi vede. Ma tanti mi vedono qua di Riva del Garda. Sì, io lo vedo spesso passare su. Tanti, cioè, ci incontriamo con la. Non ci conosciamo, no, però ci incontriamo spesso. Tanti mi salutano, tante volte non li conosco neanche, dico la verità, perché ormai qua mi conosco un po' tutti, devo dire la verità. Sono contento anche di essere a Riva del Garda, perché anche per questo motivo qua, perché la gente è molto aperta e mi hanno accettato subito, dico la verità. Prego. Mi è successo che tramite internet un'altra persona sulla sedia a pelle
e ha chiesto di incontrarla. Sì, bene. Però non è come me, perché come ti ripeto, ormai anche internet è un mondo, è un paese, perché si conosce tutti. Si vede tutte le cose del mondo, giusto? Ma però nella mia realtà non ho mai trovato nessuno, però tanta gente sì. L'altro giorno ad esempio mi ha scritto un ragazzo normale, io, scusatemi la parola, ma è talmente forte dentro di me che la dico così, e mi ha scritto da Londra, che se viene a arrivare in Garda viene a trovarmi, che gli ho dato una mano, per lui, capito, che ha avuto dei problemi, ho visto dei tuoi video su internet e mi ha dato la forza di andare avanti, di ricredere in me stesso, e questa è una cosa positiva. E che il mio messaggio è nato per questo, proprio le mie cose, le fatte per queste cose, per questo motivo. E tanti che in carrozzina, sì, ma tanti mi chiedono come che faccio, perché anche loro, neanche con le due braccia, non si riescono. Ci vuole allenamento. Ci vuole allenamento, te l'ho detto, bisogna anche credere in sé. Tanti, più che l'allenamento, non ci credono nelle proprie risorse, nelle proprie capacità. È diverso da quello. Cioè imparare a credere in se stessi è la cosa, ragazzi, l'avete capito, penso, fondamentale. Ma perché, come ripeto, sono andato con la... Okay, diciamo, quando faccio le maratone c'è un mio amico, Nicola Prandi, che mi segue, perché, come ripeto prima, come ho detto anche prima, basta niente che magari mi fermo. Quando ero a Roma mi si è staccata la pedana davanti sulle piastre e io da solo non ce la facevo a tirare sulle gambe e rimetterlo. Adesso ho messo un po' di scotch. Due fascette l'ho messa meglio, però può caspitare. E quindi mi serve una persona che mi segua, per avere una certezza, una sicurezza dietro di me. Perché se capita qua, io male che vado, faccio una telefonata, viene a prendermi, non è un problema. Ma però se parto a fare una cosa del genere, vorrei partire concentrato, arrivare alla fine, perché io in 6 ore mi sono mai fermato. Voglio dire, sono 6 ore proprio di movimento. Avete visto un po' i video, comunque se basta che andate su Google, scrivete maratona Tommasi Mauro, vi escono tutti nel video. C'è anche la mia storia, ci sono tante cose. Ha partecipato anche alle Paralimpiadi? Non so, no, perché non l'hanno visto. Queste non ho mai partecipato, no. Perché come ripeto, nel mio caso, io sono, ho fatto anche la maratona di Roma, io sono un H2, l'H2 sarebbero i paraplegici con due braccia. Ah. Io dovrei essere mezzo H2. Ah. E dopo la categoria con la carrozzina normale non c'è, loro hanno categorie carrozzine da gara, che sono carrozzine a 3 ruote, che però hanno le due braccia che spingono. Hanno le due braccia che spingono. E i volani sono più piccoli qua, quindi è come il rodino piccolo della bicicletta. Girando la mano così, però la ruota gira più veloce, vanno via che i 20-30 all'ora, però è una carrozzina di 7 kg, la mia ne pesa 24. Col zaino vuoto, perché se riesco, se vedete il mio zaino qua dietro, io vado in giro con i 30-35 kg ogni volta. È l'impermeabile mi serve, i guanti mi servono, tutta l'attrezzatura, andare in giro. Io tante volte parto così, mi fermo per strada, mi metto la giacca a vento, mi metto l'impermeabile, mi raggio da solo. Anche l'altro giorno, lunedì, qua davanti al bar Roma stavo vestendomi perché piove tutti i giorni ormai, sì, ormai. È una, si è fermata anche lì una signora con l'ombrello, posso regalarti l'ombrello che posso aiutarti? No, ho detto, voglio farlo da solo, grazie. Perché se me lo metto io giuro che arrivo alla fine, che arrivo giusto, posso fare anche 20-30 km. Se mi danno metti una mano o altri, pensano di aiutarti di far del bene, invece magari me lo posiziono male, magari mi va dentro nei raggi della carrozzina. Io impiegherò mezz'ora, ma quando che apposta, sono sicuro. Meglio far da sé. Esatto. Messaggio che sì, infatti dopo ho anche dei nuovi braccioli, tutte robe mie, queste qua inventate io per il braccio per scivolare qua. Insomma mi bucerei. Certo. Pensate di fare 40, ma anche 5 km, continuare col braccio così, perché io la spina di là non è che non ho quasi niente di muscolatura, qua sono posto e basta. Essendo che ho strappato la nervatura del plesso, non ho neanche il dorsale, non ho neanche tutti i muscoli. Quindi tendo più andare da sinistra. E quando spingo mi appoggio così. Mi appoggio, ma sempre a bracciolo, ho i miei guanti, ne avrò più di 10 dietro perché servono i miei guanti. Ho per il giacca vento, guardo tutto. La giacca vento qua, che riesco a mettere, mi faccio vedere però. C'è la roba lunga. Il braccio
e tiro l'altro. E dopo mi tiro solo anche il poncio. Dimmi. Ma ti è mai capitato di bucare le ruote? Sì. Una volta sono venuto con la ruota bucata per non chiamare gli altri. Insomma, da arco fino a riva. Ah, dura. È più dura, sì. Questa anche, la di spinta. E una volta anche da Torbole sono ritornato qua. Da Torbole ho fatto tutti i dossi sopra, sai dove c'è il Marovardi. Beh, ecco, ho fatto tutta quella lì con la ruota bucata, ancora peggio. Pensate alla fatica, no? Oltre a rompere la ruota, no? Sì, però... però non ho chiamato neanche ora. Non l'ho chiamato neanche ora. Abbiamo capito che tu non chiami mai. Non chiamo? Non chiamo, mi aiuto solo proprio quando non... Per forza. Due o tre volte mi sono scappottato, ho dovuto chiamare per forza aiuto, ero per terra. Prego. Come ti sentivi dopo aver finito la maratona di Roma? Mi sentivo bene, guarda, perché la, come ti ripeto, la maratona di Roma mi davano per scontato che non sarei mai riuscito a farla. Perché ci sono delle salite, della pavimentazione veramente brutte. Però io ho voluto farla per quello e l'ho finita. Quindi puoi capire che veramente è una grande soddisfazione per me. Era un mio sogno fare la maratona di Roma. È un sogno che ora l'hai realizzato. Prendete anche voi, ragazzi, i vostri sogni. Non date per scontato che non potranno mai realizzarsi certe cose. No? Provate e credete nelle vostre capacità. Quello, secondo me, ognuno dentro di noi ha delle grandi potenzialità. È scoprirle. È difficile. Le cose sono già dentro di noi, il problema è tirarle fuori. È farle uscire e scoprirle. Quindi il coraggio alla fine, insomma, di mettersi in gioco, no? Il coraggio di dire mi misuro, ci provo. Quindi già con la prima maratona lui ha messo, cioè ha mostrato cosa aveva intenzione di fare, cioè infatti anche la prima maratona arrivare a Malcesine è stato se posso dire la maratona sia la maratona di Roma che anche la prima del lago mi sono arrivato che sembrava ma oltre a quello nessuno avrebbe pensato che si era arrivato alla fine, anzi non avete venuto qua in carrozzina, detto dove vai. Quando sono arrivato a Roma proprio come fosse arrivato a Capini, niente, non si aspettavano neanche che arrivassi. Perché tanti si iscrivono a certe maratone, ma tante persone dopo si ritirano, non è che su 14.000 iscritti parecchi sono ritirati, quindi non è detto che uno parte a fare una cosa e arriva alla fine. Ma io tutte le due sono arrivato. Anche se non mi aspettavano, questo del lago, questo mi aspettavano, perché lo sapevano, perché ero l'ultimo della fila, quindi c'era la fine colonna, questa dove che... Ma sia la prima che quella anche perché sono arrivato in 6 ore, e tanti podisti sono arrivati in 7 ore 10 che sembra l'ultimo che è arrivato. Gente normale che corre. Se fosse arrivato l'ultimo forse mi aspettavano di più, ma non sono arrivato l'ultimo. È quello, no? Che comunque sono delle grandi soddisfazioni. Capite anche voi che riuscire a fare delle cose che nessuno ha mai fatto, che nessuno si è neanche mai messo in gioco a provare a farle. Vedete, io sono che esiste sempre. Io sono, io voglio. Non date mai per scontato di non essere capaci di fare delle cose. Provateci. E magari dopo 10 volte che avete provato, è la volta buona che si è riuscito. E quella ve la ricorderete più di quelle che vengono da sole. Le cose facili si dimenticano subito. Per voi è facile anche stare per dire, camminare, fare tutte le cose. Per me non è più facile fare niente. Non è più facile, io devo stare sulla carrozzina, devo stare attento perché se io a un certo punto cado in avanti, vedete. Per voi è normale stare seduti, tenere le gambe dritte così. Se io tengo le gambe dritte come a lei, di così dritto, mi debutto fuori dalla carrozzina e mi piego in avanti, io cado. Vedete cosa che dicevo prima, che tante volte si dà per scontato, ma non c'è niente, no? Cambia totalmente le cose. Sono contento uguale. Una volta che si capiscono, si fa meno di farle. No, non credo che tu sei contento uguale, sei più contento. No, io sì, sono contento perché riesco a vedere delle cose che prima non vedevo. Esatto. Perché
ma ripeto, io ero anch'io dall'altra parte, tante robe date per scontate, anche stare in piedi, camminare, qualunque cosa, la posizione, tutto il resto. Io devo pensare, devo dire, ecco adesso mi do un colpettino, devo stare dritto in là, ma devo concentrarmi. Stessa cosa che sullo schienale, robe così. Se io non avessi questo qua dietro così, io faccio così, cascherei. Vedete, non c'è niente dato per scontato. No? Eppure va bene, adesso ormai lo so. E io sono contento perché mi appoggio lì. So che posso, sono sicuro. Perché mi sono abituato, prego. Certo, non le viene voglia di stiracchiarsi, alzarsi. Diciamo che nel letto sì, di stiracchio. Carrozzina no. Carrozzina sto bene così. Anzi, è il movimento proprio che mi serve. È questo che mi aiuta, mi fa star bene. Io la mia base del movimento è per star bene me stesso. Dopo l'ho visto che questo messaggio volevo dare anche per quello, perché ho visto che il movimento aiuta. Lo sport aiuta. Aiuta sia psicologicamente, dicevo, che fisicamente. E quindi, perché sembra, se anche non muovo il braccio qua, questo non lo muovo, però muovendo anche passivamente così la scapola, da qua muovo la scapola così. Non è però, la scapola la muovo. Però anche piegandomi in avanti e risalire, anche passivamente lavora. E questa è già la ginnastica, e questo è già un benessere, perché sennò i muscoli si attribuirebbero dal tutto, farebbe ancora più male. Perché se io mi piego così, vengo su, se sono piccoli accorgimenti, avrei questo qua, ho messo apposta qua un legno perché mi fermi la mano. Senza questo, per quello che sono caduto quella volta lì, perché mi si è rotta adesso è più forte. Si impara dagli sbagli, per forza. Una volta può succedere, non è che può succedere sempre. Bisogna capire. Allora dopo ho rinforzato il legno, l'ho legato meglio, adesso è sicuro. Prima era molto più fino perché erano prototipi che facevano, era prove, era ancora in fase, diciamo, di prova. E esatto. E lo diverrà ancora di più nel tempo. Sì. Come che avete visto, io su ho lo stecchetto che mi serve di andare sui ciclabili e sulla strada. È molto importante questo qua, diciamo che l'ho sistemato, che può girarsi, se anche mi arpiona, no? Può capitare che quella con la bici vada sempre in giro, mi arpiona, si gira sia in avanti che indietro. Però per me questo è molto importante, perché tante volte capita sulle ciclabili che mi sposto sia a destra che a sinistra per via delle buche, non mi sposto per il ciclista che c'è dietro. E il ciclista magari mi passa sia a destra che a sinistra, se è una persona sola si passa, se sono una decina. Rischiano veramente di ribaltarmi, io con lo specchio sono sicuro. Dopo su avrete pensato, ma come fai a calcolare i chilometri? Ho un contachilometri da bici qua. E questo mi vedo le medie. La velocità e partiamo, sì, è per tutta la porta. Tutte queste cose qua. Anche perché nel mio caso è stata quasi una rinascita, una cosa diversa. Bisogna così basarsi su certe cose che facevi prima, come ripeto, io facevo tante cose che facevo prima, però adesso faccio tante cose che non facevo prima. Bisogna vedere anche il lato positivo di adesso. Tanti obiettivi che ti sei posto, che sei riuscito a raggiungere, magari ce ne saranno altri che puoi fare e che riuscirai a fare. Io accetto sempre i consigli che dai, li dico sempre, se ci sono dei consigli datemi, perché alle volte tutti abbiamo bisogno degli altri, tutti abbiamo da imparare. Hanno da imparare loro che sono giovani, ma anche noi stessi. Hanno come da imparare tanti anziani che sono in casa di riposo. Che si piangono addosso. Tutti abbiamo da imparare, ma è vero, tanti sì, è vero. Tanti c'è da imparare da loro, ma tanti. Sinceramente. È proprio una cosa soggettiva alla persona questo discorso. Perché magari sono stati abituati anche loro in un certo modo. Hanno voluto capire magari una vita in un certo modo, perché è così, non è dato per scontato, che anche se hanno l'esperienza, hanno provato certe cose, ma magari non hanno provato altre cose. È per quello che Dio c'è da imparare sia l'anziano che al giovane, tutti, anche io sono il primo che deve imparare, anzi accetto consigli da tutti per imparare, e guardo anche gli altri, guardo
Per imparare dobbiamo vedere meglio. Bene. Avete altre domande? Spero di essermi spiegato, dai. Magari abbiamo fatto un po' di. Ho ripetuto un po' le cose, ma è stato bello farla così, senza davanti un foglio, senza, sono un politico. No, volevo dire, sarebbe stato anche bello fare un programma tutto scritto, ma no, tutto a puntino, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Spontanea anche, no? Spontanea. Come diceva la Daniela, io vengo e man mano vediamo le cose da dire. Senti, saranno ripetitive, ma deve essere così, perché un messaggio deve nascere da dentro di noi. Ci interessava così, così è giusto. Un intervento così, è giusto. Quello che fa. E per me sono soddisfatto di essere venuto qua. Bene, anche noi penso, no? Ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.